piccolo fiore. Buonasera, ciao Paola. In battaglia, la canzone, ciao Paola, che ti rappresenta. Allora, noi ci vediamo spesso ed ogni volta ti chiediamo di fare, di cantare questa canzone, perché a noi piace tantissimo. Poi la canzone è veramente 40 corale, anni, 43 anni di storia, ma mette soprattutto tanta allegria. Però questa sera io proprio te l'ho voluta far rifare di proposito, perché in mezzo al pubblico c'è una persona che è legata affettivamente ed emotivamente a questa canzone. Tu conosci l'aneddoto, naturalmente, sì, conosci io, un po' sì, la storia, sì, e quindi io ti accompagno. La facciamo vicino. Raccontare a lei. Sì, la racconti. Racconto magari io. Tu, perché altrimenti ho paura che si emozionerebbe troppo. Quindi allora, sia Lia, allora racconta un po' Lia, cosa è accaduto. Ha una storia sicuramente unica, perché un giorno mi chiama tramite Franco, naturalmente il regista della trasmissione, di cui è, mi sembra, il nipotino, no? Franco, e mi raccontano questa storia. Dice: sai, così così, mia zia vuole raccontarti una bella storia che non sapevo, me l'ha raccontata adesso dicendogli che sarà in trasmissione. Bene, mi chiamano e dice: ma cos'è questa storia? Cioè, una storia strana. Il marito gli regala un cellulare, di cui dopo circa 2 anni, vero Lia? Dopo 2 anni circa va a smucinare dentro questo cellulare. Per il resto d'Italia va a controllare, ecco. Va a controllare dentro questo cellulare e trova questo brano che, siccome mi sembra di aver capito che lo ballavate in tutte le ballere, in tutte le... L'orchestra mi faceva cantare questa canzone sempre. Allora giustamente dice: ma cosa sta succedendo? Cioè, il marito, buon'anima, era andato via da 2 anni circa. Dice: ma chi l'ha portato questa canzone qui? Chiama immediatamente a suo figlio. Continui lei, signora, vedo che è brava, dai, vai Angelo, si emoziona. Continua per mio figlio e le dico che toccando il cellulare è venuta fuori questa canzone e mi ha detto che mio marito gliel'aveva fatta registrare prima. Quindi, per fortuna questo che c'era... per far capire quante storie sono legate a delle canzoni, brano, sì, vero, a dei vero, personaggi, a dei momenti musicali. È la vero. Musica è importante anche per questo. Cioè, per fortuna, voglio dire, ecco, perché non vorrei, dico, che poi dice: ah, Angelo è come Padre Pio, entra nei cellulari pure. Beh, no, per fortuna che c'era... Siamo lontani dalla bilocazione. No, voglio dire, per fortuna che c'era cosa. Un testimone che era il figlio, che il papà, prima di, ecco, i casi della vita, prima di andarsene ha voluto fare questo ricordo, questo bellissimo pensierino per la moglie, e gli mette anche questo brano dentro. Bene, grazie, una bella Angelo. Storia. Una bella storia. Grazie.